Ciao a tutti, oggi preparo gli spaghetti aglio e olio come mi avete suggerito voi, non risottati ma scivolarelli, cioè come li faceva la mia nonna, l'acqua bolle, metto il sale nel frattempo, ovvero non risottati ma così come vi farò vedere. Metto già la pasta, deve cuocere 8 minuti, mentre cuoce la pasta accendo la fiamma sotto la padella. Metto dell'abbondante olio extravergine d'oliva. Aggiungo l'aglio tritato finemente. E a fiamma dolce, bassa bassa, lo facciamo cuocere per 5-6 minuti. Vi ricordo che se avete in famiglia qualcuno che non lo preferisce, ah, io ho tolto l'anima e all'aglio, dicevo, vi ricordo che se volete, non si dovrebbe fare, ma se volete, visto che magari avete qualcuno in famiglia che non lo preferisce, potete mettere gli spicchietti d'aglio più grossi e poi rimuoverli. Abbasso la fiamma e faccio cuocere per quasi tutto il tempo della cottura della pasta, 5-6 minuti ancora mancheranno. Mancano circa 30 secondi alla fine della cottura della pasta. Aggiungo il peperoncino, poco poco di prezzemolo, e questa poi è la ricetta di nonna, cioè ne metteva un mestolo d'acqua, fiamma alta, aggiungeva il sale e poi, come faccio io adesso, scolava la pasta. Ecco qua. Pasta molto al dente, se volete la potete togliere anche 30 secondi prima della fine della cottura. E in padella la facciamo soltanto insaporire. Giusto 30 secondi. Perfetto. A questo punto spengo la fiamma. Metto un po' di prezzemolo, un altro po' di peperoncino, un filo d'olio e do un'ultima mescolata. Eccoli qui. Questi sono quelli che qualcuno mi ha suggerito di fare e sono i classici non risottati ma scivolarielli, cioè quelli lì che l'olio, come vedete, ci scivola vicino. Con questi qui al 100% vi macchiate. Assaggio con voi. Vedete come sgocciolano? Sono proprio come li faceva mia nonna, facili, veloci e gustosissimi. Se la ricetta vi è piaciuta, mettete un commento qui sotto e mettete un like. Se siete su YouTube, cliccate qui sotto ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Se siete su Facebook, cliccate qui sopra su Segui ed attivate sempre anche qui la campanella per ricevere tutte le notifiche. Ripeto, se il video vi è piaciuto, condividetelo pure. Io vi saluto e prima di lasciarvi, come al solito, ne approfitto per augurarvi buon appetito!